Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Per questi doni concedi a noi, o Signore, di servirti con cuore libero, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice
Di nuovo gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettila alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Ere Cristo con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, alziamo le mani e diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo il dono della pace. Thank you.
colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato. Per la distribuzione della comunione ci saranno due ministri ai piedi del presbiterio, due a metà, due in fondo alla chiesa e due nei transetti. Per i celiaci c'è la possibilità di ricevere la comunione recandosi all'altare del Santissimo nel transetto sinistro. La comunione va consumata subito davanti al ministro.
preghiamo la partecipazione ai doni del cielo, Signore, ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente, nella speranza dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, ci doni la sua benedizione, adoni a noi, a coloro a cui vogliamo bene, coloro che vogliamo ricordare in questo luogo santo, doni la sua benedizione a tutti coloro che ci seguono anche attraverso internet, tutte le nostre famiglie. Il Signore sia presente anche nei luoghi dove c'è la sofferenza, c'è la guerra, converta i cuori. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Mostri a voi il suo volto e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.